Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Michel Charbonnier. Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati e create, del Signore Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi e dello Spirito Santo che ci rinnova e ci trasforma ogni giorno. Amen. Fratelli e sorelle, noi veniamo a questo tempo di culto con il cuore gonfio, con il cuore pieno di preoccupazione e il pensiero rivolto ai tanti e tante che soffrono, che muoiono, che devono lasciare tutto e scappare. Allora le parole del Salmo 126 ci aiutano oggi a dire il nostro sgomento, ma anche la nostra speranza. Quando dicono, quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Preghiamo. Vieni in mezzo a noi, Signore, Dio di pace, e lascia che accogliamo la Tua presenza nei nostri cuori e nelle nostre vite. In questo tempo in cui le lacrime si seminano in noi e nel mondo intorno a noi, vieni a regnare, vieni a seminare la Tua pace. Allora spunteranno sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Riempi i nostri cuori con la Tua compassione, non solo in questo tempo e in questo luogo, ma in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Così che mentre celebriamo le grandi cose che hai fatto per noi, possiamo anche imparare a vivere l'amore che Tu doni a tutti e tutte. Amen. Pace nel nostro tempo, oh Signore, noi Ti chiediamo la pace che non c'è in questo mondo inquieto senza Te. A Te chiediamo la pace, oh Signore. Pace nel nostro tempo, oh Signore, pace, giustizia e solidarietà. A Te chiediamo per l'umanità, a Te chiediamo la pace, oh Signore. Pace nel nostro tempo, oh Signore, la pace avremo nella libertà, quando faremo la Tua volontà. A Te chiediamo la pace, oh Signore. Il testo biblico che guida la nostra meditazione di oggi è tratto dall'Evangelo secondo Luca, al capitolo 19, i versetti da 37 a 42. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste,
dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno». Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Amen. Fin dai tempi più antichi della Chiesa, i cristiani hanno condiviso un gesto, un rituale molto semplice. Chi guida l'assemblea proclama: «La pace del Signore Gesù Cristo sia con voi», e tutti sono invitati a rispondere: «E anche con te». Questo è ancora oggi l'augurio e l'annuncio che risuona in innumerevoli chiese ogni domenica. Il racconto della Domenica delle Palme nell'Evangelo di Luca richiama esplicitamente il suo racconto del Natale. Luca infatti ci dice che alla nascita di Gesù gli angeli dal cielo cantavano «pace in terra», e ora, mentre Gesù cavalca verso Gerusalemme, la folla risponde a quel canto dicendo «pace in cielo». Il cielo canta di pace sulla terra e la terra risponde «pace in cielo». E anche oggi, mentre riascoltiamo quel racconto e facciamo memoria di quel giorno, è come se fossimo attraversati da questo fuoco incrociato di benedizioni. E non è un dettaglio casuale, ma è un chiaro messaggio che annuncia, che proclama ciò che Dio rende possibile nella morte e nella resurrezione di Gesù, la vera pace in cielo e in terra. E non è il solo dettaglio casuale, perché ascoltiamo la storia di Gesù che si avvicina a Gerusalemme venendo dal Monte degli Ulivi, cioè da dove la tradizione riteneva che il Messia dovesse apparire. Una folla di discepoli gli si fa intorno e canta il Salmo 118, e cioè l'antico canto di liberazione, che a sua volta riprende il cantico di Mosè e degli Israeliti dopo la traversata del Mar Rosso, nel capitolo 15 dell'Esodo. Come molti canti di pace e di liberazione, il Salmo provoca nervosismo, e quindi dei farisei vogliono che la folla taccia. In realtà non sappiamo perché, forse pensano che il momento sia troppo carico di significato politico e che l'impero romano non tarderà a reagire, o forse sono in disaccordo con l'idea che Gesù sia il Messia. Non lo sappiamo esattamente, ma in ogni caso i farisei non riescono a contenere la folla. In un giorno simile non è possibile. Quando Gesù arriva a una curva nella strada, però, qualche cosa cambia. Vede l'intera città di Gerusalemme spiegata davanti a sé e questo lo rattrista. Non trattiene le lacrime. «Gerusalemme, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». E così le sue parole interrompono quel fuoco incrociato di pace, quel rimbombo di pace tra cielo e terra. Pace in terra, pace in cielo, e tuttavia lì nel mezzo Gesù piange e dice che pace non c'è. Le sue parole sono un brivido freddo in una giornata di sole, sono una gelida premonizione di quello che succederà più avanti in quella stessa settimana. Perché nonostante tutti gli osanna e i rametti e i bambini in festa a cui siamo abituati, la Domenica delle Palme è un giorno di contrasti, di chiaroscuri, di contraddizioni. È un giorno incerto, di nuvole e sole. Ce ne accorgiamo anche negli inni che sentiamo nelle nostre chiese, che vanno avanti e indietro tra la gioia dell'ingresso trionfale e
l'inevitabile crocifissione. E lo vediamo in Gesù, mentre il Signore dell'universo sceglie di cavalcare un puledro preso in prestito. Lo vediamo quel contrasto anche nella destinazione di Gesù, quella città che oggi lo accoglie e che in capo a solo qualche ora chiederà urlando il suo sangue. Insomma, le maggiori speranze per la pace, almeno oggi, almeno per il momento, sono nascoste agli occhi di chi la cerca. Ciò che occorre per la tua pace ora è nascosto ai tuoi occhi. E anche noi abbiamo i nostri contrasti, le nostre contraddizioni. Anche il nostro tempo le ha, quanto lo sappiamo. Le contraddizioni di chi dice che il miglior modo per costruire la pace sia la guerra. Di chi dice di volere la pace ma vende armi che alimentano le guerre e uccidono gli innocenti. Le contraddizioni di chi crea insicurezza per speculare sulla sicurezza. Le contraddizioni di chi combatte la paura mettendo un'arma in mano alle persone. Le contraddizioni di chi predica odio, chiamandolo bene comune o difesa dei valori. E però Gesù cavalca il suo umile animale da fattoria attraverso tutto questo e ci chiama a interrogarci. Cos'è quello che occorre per la nostra pace? Cos'è nascosto ai nostri occhi? Ecco, io credo che non sappiamo rispondere perché non ne sappiamo niente di pace. Non capiamo, non riconosciamo ciò che serve per la pace. Anche dalla croce arriverà l'amara constatazione di Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. C'è una sorta di ignoranza, non dell'intelletto ma del cuore, quella che rende possibile riflettere su un problema senza impegnarsi poi per realizzare la soluzione appena trovata, quella che ci permette di guardare un conflitto come se fosse una partita a scacchi, commentarlo o fare un semplice film che ci fa chiamare le vittime vittime, dimenticando che sono persone morte. Una volta, durante una discussione sulla pace e sul pacifismo, qualcuno mi ha detto: non sono contrario a tutte le cose che hai detto, ma non avremo mai la pace sulla terra fino a quando non riusciremo a spegnere le guerre che ci sono dentro i nostri cuori. Ecco, Gesù non cavalca una cavalcatura regale, ma un umile puledro. Sceglie di entrare in una situazione mortale senza forza né protezione. Dona se stesso, liberamente e senza riserve. È un atto profetico, è un segno dell'amore vulnerabile di Dio, che rischia ogni cosa e promette di guadagnare tutto. È questo ciò che spegne le guerre nei nostri cuori. Questo è il mezzo attraverso il quale Dio dona la pace. Circa a metà strada dal Monte degli Ulivi c'è una piccola cappella a forma di lacrima. Si chiama Dominus Flevit, cioè il Signore pianse, ed è il luogo in cui, secondo la tradizione, Gesù pianse davanti a Gerusalemme. E i pellegrini, ancora oggi, vi si raccolgono per condividere la cena del Signore sul loro cammino verso la città. Mentre guardano una città ancora divisa, ancora senza pace, con le differenti religioni che litigano per lo stesso pezzo di terra, si passano la pace del Signore, dicendo: questo è il mio corpo spezzato per voi. E condividono il calice divino, dicendo: questo è il nuovo patto del mio sangue versato per il perdono dei peccati. È un momento in cui si fa memoria del grande, immenso costo della riconciliazione, della vera pace, per cui Dio ha inviato Gesù nel mondo per riportarci tutti e tutte al potente amore di Dio, per spegnere
una volta per tutte le guerre nei nostri cuori. E allora no, non ne sappiamo niente di pace, ma nonostante questo, mentre continuiamo a passarci il pane e il vino, segno di quell'amore infinito, segno di quella pace vera, possiamo augurare convintamente, senza alcun merito da parte nostra, la pace del Signore Gesù sia con tutti e tutte noi, ora e sempre. Amen. Sorella sia con te, giustizia, speranza, amor. Pace, Cristo dona a te. Pace, sparti intorno a te. Sorella sia con te, giustizia, speranza, amor. Pace, Cristo dona a te. Pace, stai intorno a te. Fratelli e sorelle, vi invito a raccoglierci in preghiera. Signore Dio della pace, i nostri cuori in questo tempo sono pesanti. La nostra testa riesce a malapena a stare al passo con le notizie che ci arrivano. Non sappiamo cosa dire, cosa fare in un mondo così ferito, in un mondo così senza pace. E così veniamo a te, con il cuore pesante, veniamo a te per mettere davanti a te in preghiera tutti e tutte coloro che siedono nel fuoco incrociato della violenza e degli atti di guerra. Veniamo a te per chiederti in preghiera il fuoco incrociato della pace, dal cielo e dalla terra. O Dio della pace, sii con tutti, tutti e tutte, coloro che soffrono per le conseguenze di una guerra che non hanno scelto, con le madri che portano i bambini nei rifugi, con i padri che tengono la testa tra le mani, con i bambini che assorbono i traumi. O Dio della pace, le nostre parole inciampano mentre vorremmo pregare. Pregare per un mondo in guerra, per tutti e tutte coloro che sono vulnerabili in esso. Non sappiamo cosa porterà il domani, ormai non sappiamo nemmeno cosa porta l'oggi. Ma in tutto questo sappiamo che tu sei un Dio di pace, che attraversa tutto questo sulla tua umile cavalcatura. Sappiamo che non possiamo scavare a colpi di bombe la nostra strada verso la vera pace, verso lo shalom. E allora ti chiediamo, o Dio della pace, conforta tu chi piange, guarisci chi è ferito, cura il dolore, lenisci la paura e rendici strumenti della tua pace. O Dio della pace, ascolta la nostra preghiera, che noi riassumiamo in quella
che Gesù, il principe della pace, ci ha insegnato, dicendoti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Ho camminato lungo tempo verso la libertà. Fratelli e sorelle, è scritto: il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù, ora e sempre. Amen.